Tra le varie categorie di lavoratori spesso dimenticati in questa difficile fase di Covid-19, ce ne sono alcuni di cui si tende a non parlare proprio. Sono le diverse centinaia di dipendenti del settore del gioco legale, uno dei principali settori in termini di contribuzione alle casse dello Stato, di cui si cerca spesso di far sparire l'esistenza, quasi fossero polvere da nascondere sotto il tappeto. Certo, parlare di gioco è tema molto delicato, ma queste donne, questi uomini, spesso vessati, accostati impropriamente al gioco illegale, dimenticati dalle istituzioni, che già da prima del Covid-19 vivevano una fase di angoscia legata alle varie leggi in pancia ai governi regionali e locali che rischiano di tagliare occupazione senza realmente contrastare l'illegalità, dopo mesi di fermo per la chiusura delle sale, oggi vivono la nuova angoscia di non sapere quando e come ripartiranno a lavorare. Qualcuno in questi mesi ha teorizzato la chiusura definitiva del gioco, forse senza porsi il problema di che fine farebbero i circa 400.000 lavoratori a questo collegati. Il problema è serio, ma ora proviamo a sentire dalle loro vive voci, le voci di alcuni lavoratori di Sisal, che è una delle principali realtà del settore in Italia, che sono in attesa di soluzioni per il proprio futuro, ma soprattutto che vogliono vedersi riconosciuta la piena loro dignità di lavoratrici e di lavoratori. Lavoro nel comparto del gioco locale per la Sisal da circa 40 anni e sono stufo marcio. Non ne posso più di essere considerato, insieme a tutti gli altri lavoratori del settore, che sono circa 400.000, un lavoratore di serie B. Ci prendono per biscazzieri, criminali e via dicendo. Il nostro settore viene completamente ignorato, non c'è una conoscenza vera dell'attività che noi svolgiamo ogni giorno in tutta l'Italia. Siamo in cassa integrazione dall'8 marzo e non sappiamo quando torneremo a lavorare, purtroppo. Siamo stanchi di essere considerati lavoratori e lavoratrici di serie B o anche peggio. Sisal è una grande azienda del settore gioco legale. Avete presente Super Enalotto, Win for Life ad esempio? Ecco, questo è gioco legale. Noi lavoratori e lavoratrici che operiamo nel settore non sopportiamo davvero più di essere considerati dei criminali. Noi non vendiamo, non produciamo armi, nessun dispositivo di distruzione di massa, eppure siamo messi alla gogna. Noi siamo gli unici che impediscono all'illegalità di entrare in questo settore e sottrarre i soldi allo Stato. Non ne posso più. Siamo stanchi e vogliamo, pretendiamo la dignità e l'attenzione che ci è dovuta, come è dovuta a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici di altri settori.